Popolo di Uked, visto che col buon Pedro quando l'ignoranza ti prende non ti abbandona mai, oggi o gloria o morte. Solo Swimbait. Allora, visto che l'ignoranza non molla, Glide 140, poi va bene, ho portato un po' dietro e oggi si tenta solo il big. Pedro l'ho già perso. Ah, ok. Ho visto un sasso cadere in acqua, quindi mi sa che da quelle parti lì. Allora, siccome mi sono ricordato che questo infamaccio di Pedro l'altra volta l'ha preso con la swimbait chiara, 140 bombo shad slow sinking. Vediamo, perché in realtà c'ho anche la floating con la lip, però vediamo più tardi, magari quando arriviamo più in presenza di strutture. Mi testo, devo prendere il filo di un... Allora ragazzi, quando fate queste cose qua che lasciate i fili in giro, porca di quella troia, cosa vi costa farli su e infilarveli nello zaino? Punto di domanda. Non fate ste robe, raga. Uno, perché rispettiamo i posti dove andiamo a pescare. Allora, dato che sono un po' bastardi e vigliacchi, proviamo la nuova 140 palettata floating, così almeno gliela possiamo lasciare un po' lì e vediamo. Il cappotto l'abbiamo scongiurato con una vongola. No, vabbè, ovviamente scherzo, eh. Prima che poi qualcuno viene a dirmi: ma la vongola non è un pesce. Sai che per stare così alti è ancora un po' presto.
Allora, la lip non è questo il suo contesto, quindi mettiamo sempre una 140, oggi stiamo su questa misura qua, poi nel caso un paio di 178 ce l'ho dietro. Proviamo questo colore qua, molto nature sul carpa, vediamo cosa succede. Lo ferri da qua, gli do una ferrata che lo tiro fuori dall'acqua. Oh, e Pedro ce l'ha, Pedro ce l'ha! Pescione! Lo mostri con orgoglio! E olle! Allora, niente di fatto, adesso sono le 11:28, sto facendo, ho lasciato un po' indietro Pedro, che sono andato un po' più avanti, dove prima abbiamo visto dei pesci che stazionavano, e vediamo. Allora, lui l'ha preso però pescando con una swim bait della Savage Gear, piantato sul fondo. Qua c'è il Festival della Tartaruga e quindi vabbè, io swim bait così non ne ho dietro, ma in realtà non ne ho proprio, devo prenderne un paio anch'io perché ne ha mangiato proprio lento lento lento. Poi ho magari un caso, però caso non esiste, come dice Maestro Oogway, Kung Fu Panda is the answer. Come al solito ho avuto un po' di problemi con la GoPro, nel senso che il power bank non mi caricava più, vabbè, un po' di cinema. Monzoro ha replicato il fatto che il buon Pedro a Monzoro mi fa sempre un paiolo grosso come una casa. Siamo andati armati solo di swim bait perché ci sentivamo dei veri duri, dei veri uomini, ma in realtà i pesci mangiavano attaccati al fondo e lenti. Infatti Luca l'ha preso con, ho sbagliato, ho detto la Savage Gear, ma in realtà era un'esca della Live Target, facendola andare sul fondo recuperandola molto piano.
Questa è la pesca, noi non demordiamo, quindi popolo di Wukong, ci vediamo alla prossima puntata. Bye bye!